Arrivo, buongiorno e benvenuti in questo insieme video, io sono Alessia e oggi sono qua appunto con un nuovo video. Scusatemi se sto usando gli occhiali e si vede il riflesso della ring light, ma ho portato le lenti per tutto il giorno, non ce la faccio più. Sono le 2 di mattina e sono proprio basta con le lenti. Il video di oggi sarà il primo video back to school che farò qua sul canale, ce ne saranno tantissimi altri, quindi se vi piacciono lasciate un pollice in su a questo video. Inoltre iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun video qua. Ci saranno video di outfit, ci saranno altri haul, ci saranno un sacco di cose. Il video di oggi è in collaborazione con la Stationery Poll, che mi hanno inviato alcuni prodotti. La Stationery Poll è un negozio online che vende cose di cartoleria a un prezzo davvero davvero molto accessibile e le cose sono stra buone. Inoltre ci sono marche che magari qua non ci sono, eccetera. Se volete vi lascio gli altri video che ho fatto in collaborazione con loro, perché ormai siamo una cosa sola, cioè sono piena di cose che mi hanno inviato loro e niente, adoro tutte le volte che mi chiedono di fare una collaborazione. Quindi vi lascio gli altri video qua nelle delle informazioni e vi lascio il loro sito qua nella descrizione in caso vogliate andare a dare un'occhiata. In più, siccome è un video in collaborazione, mi hanno dato anche un codice sconto per voi del 12%, che è Alessia Trozzi, tutto grande, tutto attaccato. E ve lo lascio scritto qua nello schermo, così che non vi potete sbagliare nel momento di utilizzarlo. Allora, iniziamo con le prime cose che sono due borse che io avevo già, cioè nel senso in una collaborazione passata ne avevo ordinata una nera di queste borse e siccome mi è piaciuta tantissimo e stracomoda, ne ho prese altre due. Ne ho presa una marrone che in questo caso eccola qui. Io tipo la uso, quella nera la uso per andare in maneggio, la uso per uscire perché è stracarina, è una shopper molto morbida, ci entra davvero tantissime cose. È stracomoda, la potete usare anche per andare a scuola, per esempio io gli ultimi giorni la usavo per andare a scuola quando non dovevo portare troppi libri perché ovviamente qui dentro non c'entrano tutti i libri e tutti i quaderni che devo portare. Però ecco, se alcuni giorni sapete che non avete molte cose, potete tranquillamente usarla. E poi ne ho presa una khaki. Da lì sembra gialla, ma vi giuro che da qui è proprio khaki, che sarebbe tipo una sorta di marroncino più chiaro. Però sì, un po' tendente al giallo, solamente che da lì sembra davvero tanto gialla, ma non è così gialla. Stracomode, sicuramente le userò tantissime volte. Poi abbiamo questo astuccio qua, bianco qua davanti e qui è rosina. Penso ci siano anche di altri colori, non ne sono sicura, non voglio dire cavolate. Adesso vi faccio capire quanto è grande, cioè tipo, allora, qua c'è una zipper che comunque potete chiudere, cioè se avete cioè, poche cose, potete chiudere questa zip, diminuisce, diciamo, la capienza. Però comunque qua c'è questo cestello grande, poi c'è questa parte dove ci potete mettere le penne e questo taschino qua. Inoltre qui fuori pure c'è un taschino. Stracarino, stracomodo, molto semplice e niente, lo volevo prendere perché era rosa, ho detto dai, perché no? Allora, penne. Ho preso due penne. Questa qua della Tombow che si chiama Monograph. Io l'ho presa nera perché io scrivo in nero, ma ci dovrebbe essere anche blu. È una penna che io l'ho provata, ha un tratto molto molto fino e in più non è quelle penne che ci passi sopra la mano e sbaffa tutto, che odio perché non sono capace di utilizzarle. Questa qua si asciuga stra velocemente, poi c'è un tratto molto 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 fine, infatti è una 0.5. Adoro perché è stra precisa per scrivere, per esempio, a me piacciono questi tipi di penne per scrivere tipo degli schemi o anche per scrivere nei post-it, eccetera. Io adoro. Poi ho preso questa penna qua, è una penna in gel bianca che funziona su carte nere, eccetera. Quindi è fantastica. L'ho già provata, ho già provato qualsiasi cosa qui dentro perché mi hanno inviato il pacco un po' di tempo fa. E quindi ce l'ho già da un pezzo qui a casa. Di conseguenza ho provato praticamente tutto e sono in love con tutto. Jelly Roll della Sakura, comunque. Nella colorazione 08 che è bianca.
perché ho preso dei post-it neri, spoiler, che adesso vi farò vedere subito. I post-it di cui vi stavo parlando sono, oddio, questi qua che sono stra carini, vengono in questa scatolina qua che ci sono anche di altri animali. In pratica, niente, sono dei semplici post-it neri. L'ho trovati stra interessanti perché non li avevo mai visti di questo colore. E appunto ho preso la penna bianca per poterci scrivere sopra. Adesso vi faccio vedere che ci scrive davvero sopra. Vabbè, ho fatto una sorta di scarabocchio, ma ok. Lo userò perché voglio fare tipo o latino o italiano, perché per chi non lo sa io ho il color code e quindi ogni materia c'ha il suo colore, quindi voglio fare o latino o italiano nera. Adesso andiamo agli evidenziatori. Vi faccio vedere prima un kit di evidenziatori. Questi evidenziatori qua pastello, oddio, da lì non si vedono nemmeno. Questi qua sono della Pentel. Penso la linea sia Fit Line. Sono colori pastello stracarini. E c'è il verde, l'azzurro, il giallo, il viola, il rosa, un altro azzurro, questo azzurro qua di bobo, e un arancione e un grigio. Io vi giuro, il grigio lo adoro perché tipo sempre o per italiano o latino, uno lo faccio nero, uno lo faccio grigio. Trovo difficoltà tipo qua nelle cartolerie a trovare evidenziatori, brush pen, cose così grigie. Quindi tutte le volte ordino sempre qualcosa che ci sia il grigio perché è impossibile da trovare. E anche il rosso, oddio, il rosso, tipo gli evidenziatori rossi. Adoro questo kit, proprio fantastico. Poi per chi mi conosce sa che io gli evidenziatori fluo non li supporto. Quindi prendo sempre o i colori normali o i pastello. Adesso c'è un'altra cosa di evidenziatori che vi farò vedere subito, che sono strafighi. Cioè, vi giuro, sono, penso, una delle cose più fighe che io abbia mai avuto. Sono questi qua della Unipropus. E niente, allora, cosa succede? Sapete quando tipo state evidenziando e voi non vedete quello che state evidenziando, quindi magari evidenziate una parola di troppo e mi dà un urto assurdo? Ecco, questi evidenziatori qua hanno la parte in mezzo trasparente e quindi tu quando sottolinei vedi quello che stai sottolineando e quindi non puoi sottolineare una parola in più, una parola in meno, quello che è. Adoro. Ah, e anche questi qua della Pentel hanno la doppia punta, quindi hanno la punta a pennarello. Questi qua hanno la doppia punta, ma è una doppia punta tipo molto più fina, cioè nel senso si sembra una sorta di stabilo. Vengono separati e ne ho preso uno rosa, uno giallo, uno azzurro, uno viola, uno rosso e uno verde. Come ho detto, gli evidenziatori rossi sono impossibili da trovare. E sicuramente se ci sono altri colori, probabilmente le prossime volte o li compro io, non lo so, perché l'ho adorati. Poi abbiamo, siccome io non posso, cioè in tutti i video in collaborazione con loro, vedrete che ho preso sempre delle brush pen, perché non riesco, cioè proprio non... Sapete quando avete un amore assurdo per qualcosa e non riuscite a farne a meno? Esattamente. E quindi ho preso le brush pen, un kit di brush pen della Midliner. Questa marca qua io la adoro per gli evidenziatori, ma mi sta piacendo tantissimo anche per le brush pen. Cioè tipo sono fantastiche. Per chi non sa cosa sono le brush pen, sono le penne che si usano per fare il lettering. In realtà anche tipo chi è un artista eccetera, non è il mio caso, non è il mio caso. Le utilizza tipo per colorare eccetera, anche se no, non è appunto il mio caso. Io le prendo perché ci faccio i titoli in lettering eccetera dei miei schemi. Poi ci vengono un sacco di colori, cioè vi giuro, un sacco, cioè tipo il grigio e c'è anche il rosso. Ce ne avevo alcuni, di colori già ce ne avevo alcuni perché comunque me l'hanno inviati le scorse volte. Però tipo non avevo il marrone, cioè ragazzi, il marrone. Devo trovare adesso un evidenziatore marrone. Perché può essere che quest'anno ci sarà la materia marrone. Chi lo sa?
Adoro, 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 adoro. Allora, raga, il video si conclude qua. Questo era tutto quello che mi hanno inviato la stagione di Poll. Ringrazio ancora tantissimo perché davvero ci ho collaborato tantissime volte. Mi ci sono trovata talmente tanto bene con i prodotti che tutte le volte tipo salto di gioia quando mi inviano le collaborazioni. Davvero un sito fantastico, andate tranquilli e se acquistate vi lascio il link appunto nella descrizione e vi lascio anche il codice sconto un'altra volta scritto qua nello schermo, così che lo potete utilizzare per avere un po' di sconto, perché ok che cioè le cose costano pochissimo, però diciamo che sarà uno sconto in più, uno sconto in meno, cioè. Spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciate un grande pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun video, così che abbiamo subito i 30.000. E nulla, vi mando un bacione e noi ci vediamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 qua sul canale con nuovi video. Ciao!